Incontriamo una delle prime quattro della classe, che è Brescia, una delle prime quattro, diciamo che ha quella posizione che ha avuto un andamento costante dall'inizio della stagione, che è in una posizione di vertice, è stata per tanti anni al primo posto e devo dire che ribadisco che non è a sorpresa. Non è a sorpresa perché c'ha giocatori di grande qualità. C'ha un giocatore come Luca Vitali che penso che sia, secondo me, per quel che mi riguarda, il migliore playmaker in Italia. Giocatore come crea gioco lui, come fa a giocare la squadra, i passaggi, l'intelligenza cestistica con la quale gioca, ha un fisico anche che gli permette di una visione di gioco importante e quindi riesce a abbinare tutte queste qualità, cioè la tecnica, la testa, il carattere e quindi è il miglior giocatore, io penso, italiano sicuramente, ma non so se poi dopo, di sicuro tra i primi anche playmaker del campionato. E poi c'è Landry, che è il giocatore di riferimento loro, MVP dell'anno scorso, ma un giocatore che nei momenti cruciali, un giocatore che ha un grande talento nel far canestro, che è difficile da riscontrare in altri giocatori. Può far canestro da fuori e questo lo sapevamo già prima. Quest'anno ha aggiunto anche una pericolosità vicino a canestro molto importante perché si è abituato che tutte le squadre contro di lui usano magari un certo tipo di marcatura, hanno paura del tiro da fuori, lui li porta a giocare sotto vicino a canestro e sarà essere molto pericoloso. E poi c'è Michele Vitali che è un attaccante di grande livello, tira da 3 punti con una media importante, è stato per tanto tempo il miglior tiratore del campionato col 50% a 3 punti, quindi un giocatore quindi anche lui diciamo di grande affidamento, questa è la spina dorsale, dopodiché Ant. Devo dire anche sinceramente, per me è stata una rivelazione perché è un giocatore che è vero che in passato ha fatto delle cose buone in campionato, ma si è confermato a un certo livello. Moss ha un curriculum che parla per lui, sia a Siena che a Milano, quello che ha fatto, ha un curriculum che parla per lui. Sacchetti, idem, insomma, quindi dici dov'è la novità che è prima in classifica? Assolutamente non c'è una novità, è una squadra forte. E quindi una partita ancora estremamente impegnativa per noi, una partita estremamente difficile per noi e niente, quindi dovremo cercare di fare una partita. Poi Brescia è anche una squadra molto tattica che non ti fa giocare neanche grandi ritmi, è una squadra che oltre a questo discorso di a differenza dalle altre, diciamo che Brescia ha un quoziente cestistico, intelligenza cestistica importante. Riescono sempre a mettere in difficoltà anche in difesa, ecco perché con tutte le doti che ho detto prima, anche altre squadre hanno doti offensive, ma loro anche riescono anche difensivamente a sporcarti il gioco, non per niente è la seconda difesa del campionato, prima Milano, seconda Brescia, terza noi. Quindi anche difensivamente sono così e niente, quindi insomma abbiamo già detto di tutte le cose loro. Detto questo, abbiamo avuto dei problemi in settimana con Wells che nel finale della partita di Cantù ha accusato male a una mano, mi ha chiesto più volte il cambio, è uscito 2 o 3 volte a Cantù, non si è ancora assolutamente ripreso, è un problema alla mano, ma io mi fido di Avramovic che può giocare al posto suo, mi fido di Tambone che ha dimostrato così, mi fido di questi giocatori che mi hanno dimostrato e mi dimostrano tutti i giorni di avere delle buone qualità, di una buona crescita e
e quindi siamo pur consapevoli della forza dell'avversario, nel rispetto dell'avversario, siamo pronti a giocarci la nostra partita.